Buongiorno cari amici di Becciolin Network, Rete Informazione Europea, qui ancora Milena da Bamberg. Oggi è il 13 gennaio 2024 e vi porto gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la protesta degli agricoltori. Ebbene, il 15 gennaio sarà veramente una giornata fatidica a Berlino. Ieri alle 17 il presidente delle federazioni degli agricoltori ha postato un video dove ha confermato il numero di circa 100.000 trattori già presenti l'8 di gennaio, lunedì, il primo giorno della protesta. E in questo video ha invitato anche a partecipare a Berlino anche gli autotrasportatori, che già si sono visti però aderire anche nei giorni scorsi, come ad esempio a Monaco. E oltre a invitare gli autotrasportatori, ha invitato ovviamente anche tutta la popolazione tedesca a partecipare a questa grande manifestazione a Berlino, lunedì 15 gennaio. E si sa che le statistiche dicono che la popolazione tedesca per la gran parte appoggia anche la protesta, si parla addirittura tra l'80 e l'85% dei tedeschi. E, a Monaco, dicevo appunto, nei giorni scorsi, ieri ci sono stati più di 1.000 trattori, sono stati contati e hanno aderito appunto anche gli autotrasportatori perché anche loro hanno motivo di protestare contro gli aumenti dei pedaggi autostradali, contro l'aumento anche della tassa sulla CO2. Sempre anche a Norimberga, grande manifestazione con più di 5.000 agricoltori. Lì è intervenuto anche il presidente della Baviera Markus Söder, che del partito della CDU, che ormai sta all'opposizione, il partito appunto della Merkel, e ovviamente non è certo per solidarietà con gli agricoltori, sicuramente lo fa per riavere o riottenere consensi perché ne avevano persi tanti come partito nelle ultime elezioni. Un'altra notizia importante però che riguarda lunedì 15 gennaio è che il ministro delle finanze Lindner ha annunciato che si presenterà sul palco a Berlino alla Porta di Brandeburgo per parlare agli agricoltori. Ebbene, cosa intenderà fare? Probabilmente fare delle proposte, sicuramente agli agricoltori. Il governo ormai è alle strette perché la protesta sta prendendo piede in tutte le categorie, ovviamente, perché è un malcontento generale. Quindi anche gli agricoltori stessi si vede che non è una protesta limitata al fatto di cancellare gli ultimi provvedimenti sugli sgravi fiscali. Vogliono molto di più. Ci sono cartelli davanti ai trattori che chiedono esattamente le dimissioni del governo, che chiedono molto meno burocrazia, cioè vogliono veramente dei cambiamenti. E quindi il governo dovrà agire, qualcosa dovrà pur fare. È messo ormai alle strette, da una parte pensa che si accontenterà gli agricoltori, le altre categorie prenderanno l'occasione per protestare a loro volta per ottenere anche loro qualcosa, dall'altra parte non possono rimanere perché la protesta non ha fine, vanno avanti ormai ad oltranza. E quindi mi raccomando, fate girare queste notizie perché il mainstream italiano non ne sta dando affatto la notizia di questa protesta, la sta prendendo molto alla leggera, anche sui giornali non si legge e comunque non è una protesta come le altre, veramente è una protesta che andrà avanti ancora finché non si arriverà a raggiungere qualcosa. E sentiamo cosa il ministro delle Finanze Lindner avrà da dire agli agricoltori il lunedì 15 gennaio a Berlino, probabilmente vorrà dargli un contentino, ma se che le associazioni e gli agricoltori saranno disposti ad accettare è un po' da dubitare perché non penso che si accontenteranno della carotina in questo momento, perché ci sono anche le altre categorie comunque che ribollono. Oltretutto, ultima notizia, anche sta già girando una petizione nei social con la richiesta appunto di dimissioni del governo e nuove elezioni e in pochi giorni ha già raccolto più di quasi 200.000 firme. Quindi staremo a vedere. Allora, lunedì aspettiamo di vedere come finirà, perché o finisce la protesta o andrà avanti ancora ad oltranza. Vi ringrazio di avermi seguito.